Si avvicina il giorno della visita di Mario Monti a Bergamo. Sabato il Premier presenzierà la cerimonia del giuramento dell'Accademia della Guardia di Finanza e l'amministrazione comunale, nella persona del sindaco Franco Tentorio, si è già detta pronta a consegnare un messaggio chiaro al Premier: patto di stabilità e scuola di magistratura. Sono queste le due richieste fondamentali per la nostra città: che il governo sblocchi il tesoretto che Palazzo Frizzoni ha in cassa e non può spendere e che confermi Bergamo come sede per i corsi per i togati, un impegno preso che ora il Ministero deve onorare. Ma la visita di Monti a Bergamo potrebbe non ricevere solo messaggi di cortesia, infatti si annunciano già tensioni. I partiti e le associazioni contrarie al governo dei tecnici hanno organizzato un corteo di protesta che partirà da Piazzale Marconi alle 9. La manifestazione sta raccogliendo le adesioni del mondo della sinistra radicale e dell'area antagonista bergamasca, come il Movimento Studentesco, il Paci Pacciana, il Partito dei Comunisti Italiani. Il motivo della protesta per gli organizzatori è che il Presidente del Consiglio sarà a Bergamo fianco a fianco di chi questa crisi l'ha provocata. Noi pensiamo che questo non sia vero, pagano sempre i soliti, pagano i lavoratori, una riforma sul mercato del lavoro che abolisce l'articolo 18, aumenta la precarietà, pagano i pensionati con l'aumento dell'età pensionabile e un aumento dell'età lavorativa per tutti, paga chi sta subendo gli sfratti, paga sostanzialmente anche con l'IMU, pensate in questo modo, pagano sempre i soliti. Noi pensiamo che sia giunto il momento di dare voce a chi sta subendo in questo momento gli effetti della crisi.